Nuova settimana, nuovo segno pagina. Questa settimana, al contrario dal solito, partiremo da una base nera. Questo qua è un semplice cartoncino, quelli dei pad della Lidl, quello da 275 grammi. Io l'ho messo a misura e l'ho sagomato con questo tipo di taglio ondulato perché mi piaceva. Oggi ho visto un film che è Alice attraverso lo specchio e mi ha colpito in modo particolare una frase all'interno del film. E siccome che questa frase comunque andava in abbinamento con alcuni articoli che vi ho mostrato nel video haul, quello l'ultimo su AliExpress che ho messo online, quindi ho deciso di utilizzarlo. All'inizio non sapevo esattamente su che colore fare il lavoro. Vi mostro la frase e i colori che ho scelto per la frase. La frase è: il passato non può essere modificato, possiamo solo imparare da esso. E ho deciso di stamparlo su una base fucsia e arancione sfumata. Ho lasciato questa frase, ho scelto il layout che preferivo come carattere e questo mi piaceva abbastanza e secondo me si adattava, e non volevo neanche una cosa che dopo non si capisse bene il tipo di frase che andavo ad utilizzare. Quindi noi partiamo da questa frase e sarà l'unica parte colorata di tutto il progetto. Per il resto faremo tutto in argento e oro. Siccome che li trovo molto carini questi clear stamp e appunto con questo sequel di Alice si adattano abbastanza perché di per sé comunque era incentrato tutto sul tempo, quindi sugli ingranaggi, sulle viti, sui bulloni, questi clear stamp andavano alla perfezione. Quindi noi andremo a creare con questo clear stamp tutta una sorta di cornice. Andremo a utilizzare il clear stamp con l'ingranaggio e le viti e metteremo comunque al centrale la frase. La frase dopo penso di utilizzare il gloss per dargli l'effetto tridimensionale. All'inizio mi sarebbe piaciuto mettere questa lampadina e utilizzarla come segnapagina, quindi come tab nella parte superiore, però logicamente non avrei avuto il negativo. Avrei potuto cercare l'immagine su Google, però logicamente è una lampadina ha dei particolari molto piccoli, che comunque anche con la penna, con la Versamark, anche con la punta fine, particolari di questo tipo non riuscirei a farli, uscirebbe un lavoro troppo sbavato. Quindi se riesco a farla inserire, comunque la lampadina mi piace molto e la vado anche quella a timbrare, però utilizzerò esclusivamente le polveri a rilievo. Per quanto riguarda di per sé il segnapagine, andremo a creare un charm utilizzando gli ingranaggi che mi sono arrivati e che vi ho già mostrato nell'ultimo video haul di AliExpress. Questi ingranaggi, come vi ho spiegato nel video, li trovate argento, oro e forse anche una versione anticata, se non mi ricordo male. Costavano pochissimo, li trovavo molto carini da utilizzare per vari progetti e quindi oggi mi è venuta l'ispirazione e iniziamo con il lavoro. Quindi inizio, monto il clear stamp sull'acrilico e iniziamo a fare la parte delle polveri a rilievo. Ok, passiamo per sicurezza il pad antistatico perché sul cartoncino nero ho paura qualcosa riuscirà a rimanere lo stesso, perché comunque il pad aiuta, però come vi ho già spiegato nella recensione non toglie tutto al 100%, soprattutto con alcuni colori. Però tutto sommato, piuttosto che non usarlo, è sempre comunque l'effetto migliore con quello. Solo che io delle volte mi dimentico di usarlo, è proprio una questione mia, non so perché, delle volte mi dimentico, me ne accorgo dopo che potevo usarlo, ma tralasciamo questo piccolo dettaglio. Chiudiamo il Versamark. Iniziamo. Iniziamo con l'argento. Ok, come vedete la timbrata è uscita carina.
E una parte fatta, adesso andiamo avanti col resto. Ok, io ho fatto tutto il contorno della cornice, sia fronte che retro. Logicamente è un tipo di timbro anche difficile da posizionare perché comunque va a zig zag, quindi proprio la timbratura perfetta, a meno che uno non ha la Misti e non riesce a farla. Però tutto sommato mi va bene anche così e comunque l'effetto è molto carino. Adesso andiamo avanti, quindi prendiamo la nostra scritta. Io la scritta so già che andrà a coprire un pezzo degli ingranaggi, però non volevo neanche farla troppo piccola perché non mi piaceva l'idea. Quindi mi piaceva questa misura, quindi una la voglio andare a posizionare in alto, quindi in modo che rimanga più o meno centrale in questo modo. Quindi ora la incollo e poi vi faccio vedere il risultato. Ok, la scritta io l'ho attaccata in questa posizione, sono rimasta non proprio centrale, leggermente più spostata, perché in questo lato dopo andranno a esserci i buchi. Quindi già comunque la plastificazione mi darà quel 2 mm in più, in teoria non dovrei andare a prendere dentro la scritta. Perché comunque se andavo a farla più lunga, quindi lasciando varie spazzature, non mi ci stava più comunque il clear stamp, perché lo vedrete adesso, una volta che lo facciamo ci sta giusto a filo. Adesso andremo a fare questo ingranaggio, solo che invece di tenerlo in questa posizione noi lo andremo a girare in modo che mi ci stia per la lunghezza, anche perché non è proprio un vincolo la posizione in cui lo mettiamo. Quindi facciamo questo, io l'ho già montato, mi apro soltanto la polvere dorata e questo lo facciamo dorato. Ok, tamponiamo. Adesso il bello è di centrarlo alla perfezione perché lo spazio è preciso al millimetro. Quindi, sì, come al solito mi piacciono i lavoretti, però non calcolo mai la misura della mia povera agendina. Però sono veramente molto belli, poi comunque timbrano molto bene, dove non vedete che la timbrata tipo qua è proprio precisissima, perché purtroppo mi ero sbagliata e ho timbrato non perfettamente, perché logicamente avendo fatto il foglio così ondulato, poi non è che ho la vista chissà com'è, non ho timbrato perfetto, quindi l'avevo asciugato un po' con l'embosser, però praticamente ho rifatto la stessa timbrata tre volte e logicamente e quindi praticamente un po' mi sono sormontate, perché dove non avevo asciugato abbastanza bene dovevo aspettare troppo, perché comunque anche con l'embosser, essendo che il Versamark comunque è colloso apposta per la polvere a rilievo. Quindi, però come timbro è perfetto, cioè dove l'ho fatto giusto, non ho avuto problemi, non ho avuto sbavature, ha timbrato veramente bene. Togliamo qualche sbavatura qua che dopo si nota. Adesso passiamo con l'embossa. Vedete, l'effetto sul nero alla fine è perfetto, infatti l'ho scelto appositamente sia l'argento che l'oro, perché comunque sul nero andava a risaltare veramente molto. Come vedete, di nero alla fine non è che rimane, è soltanto una base, secondo me ci sta bene, dopo è una questione di gusti, dopo ognuno fa gli abbinamenti che vuole. Adesso faccio la stessa cosa anche nella parte retro e poi vi faccio vedere il risultato. Ok, questo è l'effetto fatto. Io da un lato l'ho fatto diverso dall'altro, vedete? Il concetto è lo stesso, però in un lato ho messo la scritta in basso, nell'altro ho messo la scritta in alto in questo modo, tanto per diversificarlo leggermente.
Voi dite, potevi del tutto modificare la cosa, sì, è vero, però mi piaceva l'idea di avere la frase da entrambe le parti. Quindi ho deciso di fare questa solo la piccola modifica, però voglio passargli sopra il gloss, perché comunque io all'inizio pensavo che una volta plastificato non si notasse che comunque il lavoro su cui vai a mettere questo tipo di effetto 3D di Pearl Effect, questo è il color clear. Non si notasse, invece anche una volta plastificato comunque si nota e mi piace moltissimo. Quindi adesso lo andiamo a mettere e ho notato, io ho provato a utilizzare anche il pennello per metterlo, però l'effetto col pennello non mi piace. Preferisco l'effetto con l'applicatore, che adesso logicamente io furbo svitato. E lo trovo più carino, rimane un attimino più alto ed è facilissimo. Io diciamo che ho tagliato l'applicatore un po' troppo. Però semplicemente basta metterlo e ripassare tutto il disegno in questo modo. Se ha un effetto quasi un po' spatolato, e devo dire che mi piace molto perché se si va a utilizzare il pennello, se si va a utilizzare il pennello comunque rimane troppo tirato e si nota molto di meno. Dopo comunque quando si asciuga, adesso quando comunque si va ad asciugare non è così vistoso come adesso sembra. Comunque ecco, io adesso vi ho fatto vedere come si fa, lo faccio con calma perché sennò. Ok, mentre che aspettiamo che si asciughi un po' il gloss, mi porto avanti col lavoro. Io ho scelto alcuni ingranaggi, come vedete sono veramente tanti e sono molto carini. Guardate ad esempio questo che ha proprio la parte della vite messa sopra, sono veramente molto belli. E ce ne sono svariati, ne ho scelti tre perché comunque venendo fuori dalla parte bassa non posso neanche fare un charm gigantesco. E uso questi anellini da 1 cm, prima cosa perché sono molto più comodi e sono più facili di per sé da agganciare perché cioè io proprio non. Io e gli anellini non siamo migliori amici, quindi questi. Vedete, cioè, riesco a incasinarmi anche con questi, quindi. Questi li ho anche dorati, sempre da 1 cm, dopo quelli da mezzo centimetro che uso anche quelli, lì divento un attimino più matta, però. Allora, li do 2 anellini, li tengo per comunque tenere la lunghezza da attaccare poi all'agenda, quindi ne faccio due, ne metto il terzo. Ok, come vedete io ho tenuto 3 anellini come distanza, anche perché comunque il color crush in fondo ha circa 1 cm comodo, già soltanto comunque il blender, quindi questo è il primo. Adesso qua gli attacchiamo un altro anellino. Adesso li ho ordinati anche leggermente più piccoli in entrambi i colori. Perché giustamente io l'anno prossimo, se prendo la 5, non so di che colore mi arriva con gli anelli. Io adesso ho preso tutto sull'argentato, ma per il fatto che ho gli anelli dell'agenda argentati. Quindi mi piaceva comunque abbinarglielo. Ok, questo è il charm finito. Volendo avrei potuto attaccarne altri, però dopo mi sembrava di appesantirlo troppo, anche perché comunque deve rimanere attaccato al cartoncino. Ne ho attaccati tre. Ho tenuto apposta in fondo questo più piccolino perché comunque è quello più grazioso, dato che ha anche questo effetto della vite. Quindi è per quello che non sono in ordine comunque dal più grande al più piccolo, dal più piccolo al più grande, ma mi piaceva fatto così. E questo dopo, quando si asciuga il tutto, andiamo ad attaccarlo al nostro segnapagina. Ok, questo è il risultato con il gloss che si sente al tatto, che comunque in rilievo, ma gli dà un effetto 3D che rimane comunque più carino, dato che comunque l'avevo stampato su un foglio semplice da 80 grammi.
Come vedete, l'effetto comunque sul nero, sia dell'oro che dell'argento, è molto d'impatto. Lo trovo molto carino. Ho già forato e per sicurezza, dopo aver fatto i fori, ho ripassato ancora una volta il tutto nella plastificatrice per essere più sicura che prenda bene. Ho fatto un forellino nella parte inferiore destra e adesso gli andiamo ad agganciare il charm che abbiamo fatto. Come vedete, questo è il charm attaccato. Adesso lo andiamo a inserire in agenda. Stiamo nel centro come al solito. Ok, come vedete, questo è l'effetto in agenda. Adesso per lo stesso discorso l'ho messo al centro perché vedete, c'è la decorazione. Comunque se io vado non vedreste niente. Se lo metto nella settimana giusta non riuscirei a mostrarvelo bene. Questo è il risultato. Il charm diventa molto comodo perché si gira facilmente la pagina, quindi non dà problemi. Adesso ve lo mostro chiuso, se riesco ve lo mostro di qua perché vedete già anche gli altri in agenda. Quindi li ho posizionati in modo di averli tutti in posizioni diverse perché mi piacciono molto. Vedete? Questa è l'agenda e questo è il charm che ho girato. È così. Quindi avanza fuori giusto praticamente. Secondo me l'effetto è molto carino anche perché è comodo perché comunque di solito questi li metto nella settimana esatta e in questo modo semplicemente vado ad aprirmi la settimana senza magari utilizzare questi altri che tengo lo stesso inseriti. Vedete per le varie sezioni anche questo avevo fatto lo stesso discorso. Avevo fatto in questo caso il charm utilizzando il disegno sempre con le polveri a rilievo, io li trovo molto carini. Dopo, quando mi piacciono, io li lascio in agenda. Vedete, c'era ancora questo con i panda che lo uso ad esempio per dividere il mensile e man mano li lascio dentro. Quindi, anche in base a quelli che a me piacciono e voglio tenere dentro, logicamente vado a posizionare il charm. Questo charm comunque può essere messo in qualsiasi posizione. Se dopo uno non vuole applicargli il charm, comunque basta mettere un tab in alto. Che non mi dispiaceva nemmeno a me come idea, però con il tab comunque alto ne ho già diversi, anche questo qua del panda ha comunque sia il tab alto che comunque la parte del charm. Quindi è un po' per diversificare i vari modelli. Adesso un po' mi è preso che mi piace avere il segnapagina uguale alla settimana, quindi tutte le settimane me li giro. Poi ogni tanto faccio questi modelli qua che sono a tutta pagina, quindi non sono come questo che ad esempio stacco in questo modo e mi è comodo e lo utilizzo per vari motivi. Questi qua mi capita che delle volte li utilizzo per divisori perché sono molto carini, quelli che mi piacciono particolarmente li utilizzo comunque come divisori, un po' come è successo con questo ad acquarello che mi piaceva molto. All'inizio l'ho usato come segnapagina per la parte della settimana in cui c'era la decorazione in abbinato ad acquarello. E poi lo uso per dividere praticamente la sezione dove c'è il mensile e mi è molto comodo anche quello. Spero che questo segnapagina della settimana vi sia piaciuto. Ciao a tutte e alla prossima!